Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video anche oggi sul banchetto delle recensioni per parlarvi di un airbag, l'airbag meccanico di Moto Airbag appunto. Praticamente nessuno si è accorto dell'airbag, ma da mesi, ormai saranno quasi 6 mesi, che l'airbag è presente in praticamente quasi tutti i video che faccio qui indoor, ma veramente nessuno se n'è accorto. Comunque è questo qua. Grazie subito a Moto Airbag per avermi mandato questo gilet, questo Moto Airbag V3 è il modello. Non mi è stato mandato prettamente per farci un video, una recensione, ma più che altro per dare un feedback sull'airbag stesso. Ad ogni modo, visto che ormai sono tanti mesi, più di 6 mesi che lo sto utilizzando, mi sembra giusto portarvi un video in cui vi parlo di come si è comportato in questo periodo che l'ho utilizzato. E visto che ci stiamo, vi farò vedere anche una prova di attivazione statica, ovviamente non in sella, ma almeno potremo vedere le zone di protezione, come si gonfia, quanto si gonfia e tutto quello che ne consegue. Allora, innanzitutto come funziona questo tipo di airbag meccanico? La totalità degli airbag meccanici funziona tramite un cavo, un filo, un nastro, insomma una cosa del genere attaccata alla moto, che nel momento in cui avviene un incidente, il pilota, il guidatore viene sbalzato dalla moto, il cavo, o in questo caso questo che tra poco vi farò vedere bene nel dettaglio, si allunga, arriva alla sua massima lunghezza o in questo caso si blocca e parte la carica e si attiva l'airbag. Quindi passiamo ora alla parte più particolare di questo airbag meccanico, ossia la sua attivazione. Il Moto Airbag viene venduto con in dotazione ormai il Fast Lock, che è il nome di questo rocchetto con il filo a rientro, come fosse una sorta di cintura di sicurezza delle macchine, no? Che se lo tiriamo piano si allunga senza problemi, se lo tiriamo più forte si blocca. Stesso procedimento, stesso funzionamento delle cinture di sicurezza. Quindi nello specifico, una volta che si è bloccato o è arrivato alla sua massima estensione e continua a tirare, vengono tirate queste due linguette che vedete qui, che a loro volta azionano questo laccetto, uno per la parte anteriore e una per la parte della schiena, la parte posteriore, azionano questo laccetto che fa scattare questo meccanismo che buca la bomboletta e fa uscire tutta l'anidride carbonica dentro la sacca per riempirla. Quindi, come avrete capito, questo Fast Lock è l'artefice dell'attivazione o meno dell'airbag. Come potete vedere, il cavo funziona, si attiva e scatta a 360 gradi intorno a lui. Quindi il livello di attivazione, il grado di attivazione di questo airbag meccanico è a 360 gradi, visto che il cavo è libero di muoversi in tutte le direzioni. È da specificare che è vero che rileva tutti i tipi di incidenti a 360 gradi e a qualsiasi velocità, perché non è limitato da magari dal GPS, però c'è da dire che si attiverà sempre e solo se avviene questo, ossia se si blocca, o se c'è uno strattone, o se arriva al massimo della lunghezza. Quindi nel caso in cui non c'è un distanziamento del motociclista dalla moto, abbastanza repentino, o per un tratto lungo quanto il cavo, l'airbag non si attiverà. Ok, detto questo, è ora di fare la prova di attivazione, quindi farvi vedere come si attiva e quali sono le zone che protegge una volta che l'airbag si è attivato. Bene, allora, infilato il gilet, messa la giacca tecnica, ci chiudiamo il casco ed è ora di provare il gilet. Ah, piccola precisazione prima che voglio farvi: il gilet, il Moto Airbag V3 è certificato, omologato con il livello 2, però mi raccomando, perché l'omologazione, la certificazione riguarda solamente gli airbag di tipo meccanico, quindi questo tipo di omologazione sugli elettronici non la troverete, proprio perché non c'è una normativa
che riguarda solamente gli elettronici, c'è quella che riguarda solo i meccanici. Come dicevo, ha due sacche, una da 10 litri frontale e una da 15 posteriore, che proteggono torace, clavicole e dietro tutta la parte della schiena, dalla cervicale al coccige. Va bene, è arrivato ora di attivare il V3. Ora, in teoria dovrebbe bastare uno strattone di questo. Mi sto cagando sotto. Ora, come potete vedere, dietro sento l'aria che esce, quindi già si sta sgonfiando un po', già un po' si è sgonfiato e come vedete protegge da qua sopra fino a qua sotto. Davanti però non si è attivato, infatti si è staccata solamente una cordicella delle due, probabilmente perché tirandolo così in avanti questa che è più corta si è staccata prima di questa e quindi avrà, non lo so, sto cercando di ragionare insieme a voi. Strano però che non si sia aperto anche questo, in teoria mi sarei aspettato che si aprissero tutte e due contemporaneamente, ma non è avvenuto, ora non so se è voluto o meno. Comunque, butto su un'altra bomboletta sulla schiena e vediamo un po' di riuscire a farli attivare tutti e due. Poi vi dico le mie impressioni al riguardo. Ora, per ricaricare è molto semplice, vi faccio vedere al volo la procedura che si può fare da soli, anzi si deve fare da soli, poi vabbè, volendo uno si può fare aiutare anche dal rivenditore autorizzato, ma è stato ideato per farlo da soli. Apriamo la zip, tiriamo fuori la sacca che ha ancora dell'aria all'interno, che però uscirà nel momento in cui svito questa. Questa è bucata, come potete vedere, perché c'è lo spinotto qua dentro, c'è il cuneo che scatta e va a forare la bomboletta e quindi la CO2, l'anidride carbonica, riempie la sacca. Si prende questo in dotazione, si mette a questa altezza, si avvita così e si avvita tutto questo fino praticamente a rimandare indietro quel cursore che abbiamo visto all'interno di questo aggeggio. Ok, queste si sono allargate, prendiamo una bomboletta nuova, prendiamo il nostro cavetto che si è staccato, lo facciamo passare qui dentro, è segnato rosso con rosso, grigio con nero, vabbè, sta di qua. Infiliamo la palletta, questa qui, all'interno di questa pinzetta, di questo cazzafà. Tengo col dito, allentando qui, questo si richiude, quindi già così è bello che è stretto. Levo. Questo è ormai agganciato. Prendiamo la nostra bomboletta, richiudiamo avvitando e ci siamo. Richiudiamo qui. Qui si chiude. A posto, siamo pronti per il secondo round. Andiamo un po', provo stavolta così. 3, 2, 1. 1. Adesso sì, adesso ha funzionato. Che botta pazzesca.
molto stretto sulle costole, anzi dà quasi fastidio. Oh. Anzi, faceva quasi male. Oh. Così molto meglio. Come vedete qui c'è una fascetta, un gancio che serve proprio per far sì che questo non si apra e che tutta la forza dell'airbag non si scarichi solamente sulla zip, ma si deve scaricare su questa fascia che abbiamo qui in petto. Ora si sono staccati tutti e due, davanti e dietro. Il colpo è veramente forte e ho sentito il doppio scatto, cioè tutum. Quindi probabilmente il fatto che questi due cordini siano di lunghezza diversa, come vedete, implica un piccolo ritardo da uno all'altro. Questo più corto infatti è quello rosso, ossia quello della schiena. Il volume della sacca una volta gonfia è veramente importante. Non si riesca a richiuderlo. È veramente importante. Ora si è già sgonfiato molto e riesco a respirare anche con questo chiuso, però appena gonfio, i primi secondi in cui ancora non ha perso pressione ma è alla massima pressione proprio per salvaguardare in caso di incidente, ti senti proprio avvolto, altro che un mino Michelin, gli spiccia casa. Sicuramente approfondirò di più questo discorso, anzi questo, perché a questo punto sembra che in base a come venga tirato abbiamo un leggero ritardo e la possibilità di attivarne solo uno. Ora ovviamente la mia non è una casistica rilevante, cioè il fatto che io prenda e tiri, perché non è un normale caso in cui avviene un incidente, una scivolata o che dir si voglia. Però è particolare che alla prima strattonata sia riuscito a farne attivare solo uno dei due. Boh, vedremo. Ora torniamo sul banchetto delle recensioni perché ho ancora qualcosa da dirvi. Ah, piccolo appunto. Mi raccomando, non portate mai nulla sotto l'airbag, dentro le tasche, chiavi, portafoglio, cellulare, va tutto fuori, possibilmente sulla tasca dedicata proprio dell'airbag, perché con la pressione che c'è una volta che si apre, qualsiasi oggetto trovate, si trovi all'interno del gilet, vi entrerà sicuramente nelle costole, nei polmoni, o farà danni. Quindi mi raccomando, qualsiasi cosa vi dovete portare, andiamo dentro. Ma veniamo alle considerazioni mie personali dopo appunto 6 mesi di utilizzo di questo Moto Airbag V3. Allora, posso dire che sicuramente all'inizio, fin dalla prima prova, una volta che prendete in mano questo gilet, sentite comunque che, io l'ho sentito, che comunque ha un peso non indifferente così portato a mano. Naturalmente una volta infilato sopra, perché questo va sopra i nostri indumenti tecnici, il peso si distribuisce e una volta in sella non si nota più di tanto il suo peso. Magari le prime uscite potrebbe darvi un po' fastidio, naturalmente, perché avete una cosa in più sopra, ma è solamente una questione di abitudine, come anche è l'airbag elettronico, magari quello che si mette sotto, perché abbiamo una cosa sotto in più e viceversa. Cambiando la taglia cambia anche il peso, ma ci aggiriamo sui 2 kg, un paio di chiletti insomma. L'ho provato molto in spostamenti urbani, ma anche in qualche uscitina extraurbana dove si scorre un po' di più, e ammetto di averlo trovato abbastanza caldo. Ovviamente i miei 6 mesi sono stati la maggior parte nel periodo estivo, primavera e estate. Quindi qui a Roma fa veramente un caldo pazzesco anche a maniche corte, ma con questo in più sopra, ovviamente, che blocca ancora di più l'aria, si sente, non lo nego. Soprattutto appunto negli spostamenti urbani dove la velocità non è un granché, quindi non abbiamo un gran ricambio d'aria addosso. Meglio nelle uscite extraurbane, anche se pure lì, dovendo comunque portare un capo tecnico sotto questo, o anzi questo sopra il capo tecnico, si sente, purtroppo non si può fare molto, è proprio un limite
fisico di tutti gli airbag, avendo una sacca che deve contenere l'aria e quindi non può essere traspirante, altrimenti l'aria uscirebbe fuori. Quindi abbiamo per forza di cose all'altezza delle sacche un indumento che ha traspirazione zero. Però sono rimasto molto sorpreso, piacevolmente sorpreso della sua protezione, ossia, anzi, della sua sensazione di protezione che dà una volta che si è completamente, una volta che si è attivato, perché veramente ti senti proprio avvolto da una palla, ti sembri un omino Michelin, pur comunque potendo muovere le braccia senza problemi. Ricollegandomi alle uscite extraurbane, quelle con qualche curvetta che ho fatto con la mia R1, ho notato che purtroppo la bomboletta, che ovviamente si trova, sta qua, può dar fastidio se ci abbassiamo un po' di più sul serbatoio, magari andando a cercare una posizione un po' più sportiva. La bomboletta un po' dà fastidio, si sente. Ovviamente in base a altezza, posizione in sella, la cosa può cambiare da moto a moto, da motociclista a motociclista. Rimanendo in tema moto, comunque, vi devo ricordare che, come tutti gli airbag meccanici, anche questo motorbag ha bisogno di un gancio, un qualcosa a cui attaccare il nostro cavo. Quindi, se siete soliti saltare da una moto all'altra, scambiarvi le moto tra amici, dovete sapere che comunque questo lo potete attaccare solamente su una moto che è predisposta per questo. Altrimenti l'airbag ve lo date in faccia. Però se andiamo a fare lunghi viaggi o magari viaggi di più giorni, questo moto airbag è la cosa, secondo me, che ci farà risparmiare più tempo, più rogne rispetto a qualsiasi altro tipo di airbag, perché essendo meccanico non richiede nessun tipo di ricarica. Quindi se andiamo per campeggi, se andiamo per passi di montagna o quello che volete, dove non c'è una presa di corrente alla quale attaccare il nostro airbag elettronico per ricaricarlo, questo funziona 7 su 7, 24 su 24. Non mi sarebbe dispiaciuto se ci fosse stato anche un prodotto motorbag che con le maniche, magari staccabili, in modo tale che questo gilet potesse diventare una sorta di giacca standalone, magari con un paraschiena integrato, anche per migliorare un po' l'alloggio della bomboletta, che una volta che scendiamo dalla sella, magari ci mettiamo seduti su una panchina, una sedia, su qualsiasi cosa, la bomboletta dietro dà un po' fastidio. Forse integrato in un paraschiena fisso, statico, poteva essere un'idea per risolvere questo problema. E per risolvere il fatto che se l'airbag non si attiva abbiamo protezione zero. Quindi magari un paraschiena statico, passivo, di quelli classici, mi darebbe quel livello di protezione in più nel caso in cui dovessi scivolare con la moto e questo non dovesse scattare. Ad ogni modo, per chi fosse interessato all'argomento airbag, qui sul canale trovate una serie completa dedicata sull'argomento. Vi lascio qui in alto il link per recuperarvela se ve la siete persa. Per tutti gli altri, sfondate il tasto like se il video vi è piaciuto. Noi, come sempre, ci vediamo in seguito.